Salve a tutti, io sono DonGamer e benvenuti alla seconda stagione di Papers, Please. Me l'avete richiesto in tantissimi ed eccolo qua. Preparatevi ad un signor Telonoski in versione super cattivo e bastardo dentro. Ragazzi, restate fino alla fine per scoprire quanto sarà cattiva questa seconda stagione. Ci sarà da sbellicarsi dalle risate. Congratulazioni, signor Telonoski. La lotteria del lavoro di ottobre è terminata, anche perché siamo a dicembre. È stato estratto il tuo nome. Fai rapporto al Ministero dell'Accoglienza presso il presidio di frontiera Gressin per il collocamento immediato. Alla tua famiglia verrà assegnato un appartamento di classe 8 a Gressin Est. Gloria Darstorska! No, vabbè ragazzi, quanto non mi era mancato sto gioco. Sento il bisogno carnale di punire qualcuno. Allora, per adesso andrà tutto bene. Come primo giorno, solo i cittadini di Arstorska potevano effettivamente entrare, quindi vediamo di iniziare il nostro turno di lavoro. Ma guardalo, sei bellissimo con i tuoi 26 colori, porco cane. Allora, lei è un signore di Arstorska, quindi mi entri subito, buongiorno, veloci. Purtroppo mi mancano i tasti automatici per richiamare, ovviamente, sia la timbratrice che il resto. Lei invece di me è di import, non importiamo nessuno. Presidio più piccolo di quanto credevo. E allora si levi dalla ciolla, solo cittadini di Arstorska. Ma dimmi, questi pezzentoni si vengono anche a lamentare della grandezza del mio presidio. Non è importante quanto è grande un presidio, ma come lo usi. 8 ore che aspetto in coda schifosa, spero che vale la pena. Sì, vale la pena di levarti dalla ciolla, tizio. Vai via, incredibile, voi all'inferno. Io vado all'inferno, ma te ne torni a casa tua, pezzentone. Buongiorno bellissima signora. Se poi si copre con un uomo, che figura di M. No, è una signora brutta di Repubblica e quindi la mandiamo via. Solo donne belle qua ad Arstorska, porti pazienza. Aprire questo presidio è grave errore. No, scusi, cos'è che voleva dire? Non cominciamo subito con le minacce il primo giorno di lavoro, porca di quelli per porca. Ok, siamo al cliente numero 9. Di solito fra l'8 e il 9 succedono sempre cose brutte, quindi vediamo di tenere tutto sott'occhio. Perfetto, anche qui possiamo approvare. Benvenuta ad Arstorska, signora. No, è andato tutto bene. Nessun terrorista, ma dimmi te. Oh, per adesso stiamo andando abbastanza bene. Veloce, tizio, che mi manca il prossimo cliente. Ne abbiamo fatti 13, ho giusto il tempo per far... Entra, entra, dai, veloce. Tornate domattina alle 6. Ma porco cane, potevo farne un altro tranquillamente. Presidio di Gressin, è un successo. Me lo vincoli l'entrata, ammessi anche gli stranieri. Non mi complicate la vita, che ho le challenge da cercare di superare. Non posso far boiate stavolta. La guardiola è ora dotata dell'attrezzatura di ispezione. Verificare attentamente eventuali incongruenze nei passaporti. Rifiutare i richiedenti con dati incongrui. Perfetto, vediamo di iniziare alla grande, la nostra seconda giornata di lavoro qui nella bellissima, meravigliosa e gentilissima Repubblica di Arstorska. Ma do che brutta signora. Per favore, vada via. Non faccio così brutte fin da mattino. Ok, sembra tutto a posto. Documento ancora in corso di validità. Entri pure, si prenda il documento e vada via. Non mi crei problemi con quella faccia brutta più brutta, porco cane. Ma posso avere una donna bella, santo cielo? Tutte da me vengono quelle brutte. Abbiamo qualcosa che non va, signorina, scusi, ma lei mi arriva con i documenti scaduti, si vergogni e si giustifichi. Questo documento è scaduto, deve essere errore di stampa. Guardi, è un peccato che purtroppo non posso ancora far arrestare la gente, che c'era il mio amico che poi mi pagava anche bene, dannazione. Ai bei tempi in cui potevo arrestare le genti. Uomo barbuto, sempre piaciuto, buongiorno. Presto, autobus fra poco. Guardi, non mi faccia perdere tempo. Quando ti mettono fretta di solito non c'hanno i documenti in regola. Finalmente. Signore, spero che l'autobus la metta sotto. Proprio, che bello, sono arrivato a Arstorska. Direttamente l'autobus che lo investe. Porco cane, oh, ste genti frettolose. Colecchia, ok, la data è giusta. Per adesso tutto bene. Benvenuta da Arstorska, veloce signora, veloce, porco cane. Ciao bello, sembra annoiato. Se vuoi divertimento, vieni a trovare noi. Ma no, signora, per favore, si riprenda il volante. Ma porco cane, ma scusi, quanti anni c'ha per fare quel lavoro? Io resto un paio di mesi, ricorda di visitare noi. Signora, c'ha 60 anni, vende ancora il suo corpo. Certo che ad Arstorska veramente bisogna essere proprio morti di patata, se vai, ci siamo capiti. Allora, signor Joseph, mi sembra tutto in regola, benvenuto anche lei ad Arstorska. Porca di quelli per porca, no dai, l'attentatore proprio adesso, qualcuno gli spari, veloce. E ovviamente c'è uno con la mia RDM, ce l'ha fatta? No, non ce la fa, non ce la fa. Ma porca, si sono uccisi a vicenda. Così adesso signor Telonoski è costretto a tornare a casa da quel cesso di sua moglie e l'hanno pure pagato di meno. Giornata interrotta per attacco terroristico. Porco cane, sono così arrabbiato che oggi non si mangia e non ci si scalda. Dobbiamo risparmiare assolutamente, c'è la crisi. Attentato a Gristin, sospettati i terroristi della colecchia. Giro di vita al presidio, più guardia e più sorveglianza. Che qui danno la colpa a me sicuramente, porco cane. Oh, vedo che stanno arrivando le guardie effettivamente. Molto più serio adesso. Una sola guardia che non sapeva neanche sparare. Ispettore, l'entrata dei non cittadini è ora regolamentata. Tutti gli stranieri necessitano di regolare cedolino d'entrata. Verificare i dati prima di timbrare visto d'entrata sul passaporto
e restituire tutti i documenti, ok? Più o meno mi ricordo sicuramente fare una boiata. Adesso che abbiamo anche le guardie qua davanti, in teoria dovremmo essere a posto. Perché la gente è brutta sempre così di primo mattino. Allora, il cedolino è valido solo per oggi. Sembra tutto in regola. Benvenuto a Darstorska. Porco cane, comincia ad aumentare la quantità di documenti che dobbiamo controllare. Ma la domanda da $1 milione è: prima di tutto, signore, scusi, lei non mi ha dato il cedolino. Porca di quelli per porca, non me l'ha dato, mi di tutto. Dov'è il cedolino d'entrata? Ecco, ma me lo di subito, no, che mi fa perdere tempo. Allora, è valido, per il resto mi sembra tutto a posto. Aspetta, aspetta. Guardi, gliela provo, ma la prossima volta calci nel chiurlo che se ne torna a casa sua, porca di quelli per porca. Ehi, salve, posso dare a te divertimento? Signora, per favore, è del 37, c'ha 50 e passa anni. Ma vada via, che mi fa schifo. Ma porca di quelli per porca. Per il resto sembra tutto valido, ok? Entri pure, mamma mia, oh. Vieni in Pink Voice, chiedi per Ava, ma per favore. Vada via, mamma do. Mi è salito il peggio schifo. Ok, un'altra donna brutta. Signora, ha visto che lei è brutta, vado al Pink Vice che l'assumono subito. No, no, questo. Volevo i documenti della signora. Allora, vediamo un po'. 25-11. Aspetta un secondo, datemi la mappa che mi è salito il momento geografico. Allora, la signora viene da Repubblica e... era Boston, infatti, non Ostan. Porco cane, signora, io la faccio arrestare subito adesso. Now, cioè non posso farla arrestare, ma la mando a lavorare ai nightclub. Città che hai messo diversa, non so niente. Ah, quanto mi manca potervi arrestare, maledetti furbacchioni. Se ne va di via, se ne va di via, porco cane. Pensavate di sfregare il signor Telonoski, e invece non altra donna brutta. Ho sto punto di attacco terroristico. Sei fortunato, hai ancora lavoro. Sì, guardi, devo ringraziare il nostro buon governo che posso vedere belle donne come lei sul mio posto di lavoro. E stai al sicuro. È contenta perché gli ho fatto un complimento. Mamma mia, oh, tutte le più brutte le sto trovando io. Quasi quasi mi sono pentito. Guarda, dai ragazzi, come si fa ad andare avanti a sto modo, porco cane? Brut come lo schif. Aspetta, aspetta, signora, scusi, ma il cedolino non è valido per oggi, porti pazienza, come si giustifica? Non puoi entrare oggi, oh, errore mio. Nessun problema, vado a fare errori da un'altra parte, porti pazienza. Però dai, stiamo procedendo abbastanza bene. Scusi, lei come è vestito, mob, dettagli. Sono le 12 e siamo già al settimo cliente della giornata. Antegria, 25-11, a posto? Spero che lei non abbia documento contraffatto, se no mi incacchio tanto, non crei problemi. La prego che se no devo dare informazioni personali alle genti. Ok, tutto bene fin qua. Anzi, no, gli facciamo sparare direttamente. Oh, è arrivato! È arrivato! Guardatelo! Oh, ecco qui! Gloria Darstorska! Il paese migliore! È tornato Giorgi in costume! Giorgi? Non mi hai dato documento? Giorgi? Mi si è impantanato Giorgi, scusate! Scusi, signore, mi deve dare il passaporto, non mi ha dato niente! Era lì imbambolato, dov'è il tuo passaporto? Ah, passaporto! Darstorska è così forte che passaporto non serve, giusto? Guardi che passaporto è richiesto! Ok, ok, capito, ritorno ancora! No, Giorgi, mi hai fatto perdere una marea di tempo! Ma vergognati, santo cielo! Ah, porco cane, buongiorno signora. Ok, cedolino valido e... brighella signora, mi arriva col documento scaduto. Oh, tutti io li becco oggi, una roba incredibile. Questo documento è scaduto, cosa impossibile, appena rinnovato. Ecco, si vada a far rinnovare anche la vista, furbacchiona. Ma porca, dico lì per porca, tutti ci provano col Delon Gamer. E non in senso buono, a parte le donne che vendono il proprio corpo, ma vabbè, dettagli. Ah, scusi, buon uomo, non per essere ipercritico, ma lei mi è un po' cambiato, eh. E non mi dica che gli anni sono stati crudeli con lei. Tua foto è diversa. Non so che dire, sono io. Ma non è lei. Chiaramente non è lei. Oh, senti, io lo rifiuto, porco cane. Non ho modo di chiedergli le impronte adesso, perché ancora non ci hanno sbloccato la possibilità. Quindi se è sbagliato, tecnicamente non è colpa mia, ma non ho modo di sapere se fosse effettivamente lui. Oh, mi sono cacato troppo. Mi sono cacato troppo stavolta. Temevo di dovervi dare dati personali. Buongiorno, buon uomo. Ok, ragazzi, voi intanto andate a casa che devo controllare il signore. Buon salve, scusi, eh. Aspetta un secondo. Te c'hai la faccia di furbacchione. Tu mi vieni da Lobristan, ma... Orvec Vonor non è una città dell'Obristan. Guardala, guardala lì. Tuo passaporto contiene dati falsi. Non so niente. Oh, vogliono sapere niente da un'altra parte, Jon Snow, perché di quelli per porca. Ok, siamo al terzo giorno e fino adesso nessuno è riuscito a fregarmi. Tuo figlio ha bisogno di medicine. No, mio figlio ha bisogno di andare a lavorare in miniera. Hanno fame, hanno freddo. Il figlio c'ha... Ma c'ho male, papà, papà, io c'ho male. Vai a lavorare in miniera, porca di quelli per porca.
Va bene, dai, allora vediamo. Di spendere praticamente tutti i soldi che ho guadagnato per quella chiavicona della mia famiglia. Boom del mercato nero, il governo, troppe immigrazioni facili. Ma non è vero. Ma dai, siamo un governo fetente, voglio dire. Ispettore, la regolamentazione sulle credenziali d'entrata ora è più stringente. I cittadini d'Arsurska dovranno esibire una carta d'identità. Gli stranieri dovranno ottenere ed esibire un permesso d'entrata. Il cedolino d'entrata non è più sufficiente, perché noi di Arsurska ci divertiamo a complicare sua vita. Yay, che bello! Cosa potrebbe mai andare storto? Scopo del viaggio, visita. Oh, adesso dobbiamo controllare tutto. E durata di soggiorno, pochi mesi, tre mesi. Vabbè, dai, diciamo che va bene. Scopo del viaggio, visita. Oh, adesso dobbiamo controllare tutto. E durata di soggiorno, pochi mesi, tre mesi. Vabbè, dai, diciamo che va bene. Di solito il primo non tenta di fregarmi, sennò qua sbatto fuori tutti io, ecco. Potete vedere, signor Telenoschi molto più aggressivo del solito, insomma, in questa partita. E che poi ti mettono la gente che c'ha la faccia chiaramente malvagia. Ma da quello che vedo mi sembra tutto a posto. Peraltro questo viene a lavorare solo un mese. Sti poveri precari. Già negli anni 80 ad Arsurska c'era il precariato e la crisi, porco cane. Era un periodo difficile, sento. Ah, donna brutta. Scopo del viaggio, cosa? Io non so, per visitare. Durata di soggiorno, pochi giorni forse. Signora, porca di quella iperporca. Tirami fuori il manualetto. Dolino qui, fai passare me. Faccio passare un calcio in culo, signora. Fuori di qua, per favore. Cedolino non basta più, ottieni permesso. Ma che schifo, ma che schifo la sua faccia. Ho pagato bei soldoni per cedolino. Ma cavoli suoi, signora, capito? Che a Natale dobbiamo essere tutti più buoni. Però, qui voglio dire, siamo ancora a novembre, quindi non rompetemi le scatole. Allora, signora Bubosca, buongiorno. Allora, transito, perfetto, un paio di giorni, ok. Mi sembra tutto a posto, a parte la faccia brutta della signora. Quindi dovrebbe poter entrare. Sono così felice per apertura di confine. Faccio visita a mio figlio, prima volta in 6 anni. Ok, va bene, frega un cavolo, signora, per favore. Ok, allora sembra tutto in regola, numeri combaciano. Aspetta un secondo, questo documento è scaduzional. Porca di quelli per porca. Non puoi entrare con documento scaduto. Io prego, lascia passare, mio figlio aspetta. Oh, povera signora che vorrebbe passare il Natale col figlio, invece no. Io sono signor Telonoschi e sono bastardo dentro. Ma vai all'inferno. Signora, giurerei che l'altra volta l'ho fatta passare e ho fatto la brava persona. Stavolta no, bastardo fino al midollo osseo devo essere. Allora, signora, lei mi sembra a posto, però c'è il taglio di capelli differente. Ma vabbè, aha, ho trovato l'errorone. C'è il numero differente. Qui ci sono numeri diversi. Di cosa parli? Parlo di te che te ne torni a casa e non mi viene a rompere la ciolla qui ad Arsurska. Oh, oddio, che... lei è un uomo o una donna? Scusi, no, 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 non mi faccia farti domande. Scusi, ma c'ha il nome un po' differente fra qui e qua. Peraltro il nome del merda, ma vabbè, dettagli. Questi nomi non coincidono, ho cambiato nome di recente. E mi dia le improntine, che bello. Ah, mi hanno così mancate, santo cielo. Augustin Boutra, però scusi, c'ha nessun alias noto lei. Quindi chiaramente questo e questo sono un leggerissimo problema. Come si giustifica? Tua identità non coincide, non so che dire. Ah, guardi, se non sa cosa dire, vada a star zitta da un'altra parte e cortesemente si levi dalla ciolla. Ma porco cane. Giorgi, dai, per favore. Ok, salve di nuovo. Ora ho passaporto. Arsurska è ancora paese migliore. Preapprovato. Giorgi, mi eri mancato. Guarda, Coberstan non è paese reale. Ok, ok, capisco. A te non piace il passaporto. Torno con uno migliore. Il Cobrastan. E cos'è, santo cielo? Mentre invece i cittadini d'Arsurska hanno adesso la carta d'identità. Mi sembra tutto a posto. Fammi giusto controllare per sicurezza il distretto. E vedi che il distretto effettivamente non appartiene a uno di quelli di Arsurska. Signorina, la faccio arrestare subito, Questa carta contiene dati falsi. Non so di cosa parli, porco cane, davvero. Appena vi faccio arrestare, tanti di quei soldi mi faccio. Ah, scusi signora, io lo capisco che lei sia brutta e parecchio brutta, ma qua mi dicono che lei è un uomo. Porti pazienza, c'ha il batacchio o non c'ha il batacchio? Sei maschio o femmina? Passaporto è corretto. Scusi, ma Svetlana non è un uomo? Cioè, io sono di mentalità aperta, signora, ma cortesemente vada da un'altra parte. A meno che non era richiesta di notte in nightclub. Porti pazienza, Svetlana. Ma dimmi te, porco cane, questa invece si è dimenticata di portarmi il permesso d'entrata. Signora, guardi che questa è la seconda stagione, non può pensare di fregarmi. Non hai permesso d'entrata? Ecco, e dammelo prima, e che cocchio.
Se no, automaticamente divento dubbioso e penso che mi vuoi fregare. Benvenuta da Storska, dai che c'ho il turno quasi finito. Ok, questa è l'ultima, secondo me può tentare di fregarmi. Non alla tredicesima, visto che c'ho tutto il tempo di questo mondo. Vediamo di controllare che a import ci sia. Sgamata alla grande. Città che è messa diversa, non so di cosa parli. Bravissima, ecco, porti la sua ignoranza da un'altra parte. Guarda l'ultima, gioco, hai tentato di fregarmi proprio con l'ultima, vergognati. Giorno 4, la fetta è aumentata, nessun problema, io risparmio togliendo cibo e riscaldamento a famiglia. Ah, io persona bastarda dentro. Atleta di Repubblica ricercato per omicidio. Vince Lestrade irreperibile, probabile la fuga, tranquilli che arriverà al presidio di signor Telonoschi. Ma chi è davvero Vince Lestrade? Fidanzata forse uccisa in un raptus di gelosia e... Ha davvero saputo, lo mandavo da mia moglie, porco cane, poteva fare... I raptus, i cactus, tutto quello che voleva. Ispettore! L'ispettore è ora autorizzato ad arrestare gli individui sospetti. Interrogare in merito alle incongruenze per consentire l'arresto. Sì, ancora non mi pagano, ma almeno possiamo arrestare le genti. Cosa vuoi di più dalla vita? Buongiorno signore molto alto, lei la faccio arrestare subito per principio. Guarda, io dicevo per dire, però effettivamente il signore... C'ha un'incongruenza. Buongiorno, buon uomo. Questi numeri non coincidono. Controlla di nuovo. Guardi, la arresto subito per principio. Non arrestarmi, io prego. Tu rifiuto il passaporto e me ne vado. Subito, portatelo dentro quel fetentone. Veloci, prossimo, che non c'è tempo da perdere. Ve l'ho detto che il signor Telonoschi stavolta era bastardo nell'animo proprio. Che poi, scusi, è una donna e mi si chiama Gianluca. Ma vabbè, dettagli, però... Porti pazienza, la faccia non mi coincide. Ah, pensavi di fregarmi con la tua bruttitudine? A una prima occhiata direi che queste impronte non coincidono, signore. Mi ero dimenticato di controllarle l'altra volta, ho fatto un po' una boiata. Non posso confermare le tue impronte, per favore, fai passare me. Certo, signora, la facciamo passare direttamente in carcere. Che cosa fai? Guardi, non si preoccupi. I nostri agenti saranno felicissimi di prendere le sue impronte e dargliele ripetutamente in faccia. Furbacchiona. Vuoi fregare il signor Telonoschi? Ti insegno io, porco cane. Vince Lestrade! Cioè, mi arrivi qua col passaporto. Ma mi prendi per il chiurlo? Allora, aspetta che c'era l'articolo da qualche parte. Eccolo qua. Chi è davvero il Vince Lestrade? Quindi, in teoria, selezioniamo questo e questo. Vediamo un po'. Incongruenza rilevata. Sei Vince Lestrade! Donazione! Sono entrato col passaporto vero! Ascolta, non ho ucciso lei. È trappola. Non credere a bugie di Repubblica. Fai passare me. Anche lei, guardi, la faccio passare direttamente in carcere senza neanche il processo. Porco cane, che cosa fai, merda? Ma anche lei è scemo. Scusi signore, avanti. È ricercato internazionale, mi viene qua col documento vero. Ah, che brutta donna, per favore. Guardi signora, non controllo neanche i documenti. La faccio passare perché mi fa troppo schifo. Per favore si levi dalla ciolla. Non è mia scelta, odio questo schifo di paese. Sono solo di passaggio. Meno che... durata di soggiorno, meno che posto, 2 giorni. Ma voglio dire, una persona che non voleva neanche entrare. Direi che di solito c'è i documenti in regola. Boh. Proprio sì, lui gli fa schifo a Storka. Sgattarerai in faccia alle vecchine che passano per strada direttamente. Un altro furbo, a questo invece manca il permesso d'entrata. Ma la smettiamo ragazzi, almeno consegnatemi subito i documenti. Non sono riuscito ad avere. Va di via per favore pezzentone. Ma dimmi te. Oggi bella giornata, amico mio. Finalmente siamo liberi da tirannia di Antegria. E siete venuti da a tirannia di Astorchia. Ma siete scemi nel cervello, santo cielo. Direi che ha tutto in regola, signor Piotr. Benvenuto in un'altra tirannia. Grazie mille. Prego, tratta bene mia moglie. Lei è dopo me. Guardi, c'ho problemi con la moglie mia. Si figuri se devo trattare meglio la sua. Porti pazienza. Hai visto mio marito? Lui è passato. Sì, signora, non si preoccupi. Però, scusi, porti pazienza. Oggi è la giornata della gente che non mi dà i documenti. E sta cosa mi sta facendo triggerare male. Dov'è il tuo permesso d'entrata? Io prego, per favore. Non hanno dato permesso a me. Io non ho scelta. Uccidono me se torno a Antegria. Signora, guardi, non è un problema mio. Non è che posso preoccuparmi di tutti i rifugiati politici del mondo. No, perché? Tu hai condannato me. Signora, ma lo sai che il signor Telonoschi è il controllore più bastardo di tutta Arstorska? La mia fama ancora non mi precede, devo essere più bastardo. Oh mio Dio, non sono mai stato così tanto cattivo. Ok, siamo all'11° cliente e il mio turno sta per finire. Allora, aspetta che l'ultimo non mi fido mai perché è sempre quello che tenta di fregarmi. Quindi lei mi viene dall'Obristan. Più precisamente da Zucking tua madre, porca di quelli per porca. Perché vedi che non combacia. Tuo passaporto contiene dati falsi, non so di cosa parli, tranquillo. I nostri agenti saranno felicissimi di ripassare la geografia assieme a lei. Ok, 5 giorni di lavoro e neanche un errore.
Ah, tuo figlio ha bisogno di medicine. Tuo figlio ha chiavi che io consiglio di mandare direttamente in miniera. Guardi, lo dico anch'io, porca di quelli per porca. Hanno tutti freddo, fame, ma parco cane. Possiamo anche migliorare la guardiola. Oh, perfetto, così con la barra spezzatrice posso richiedere la modalità ispezione. Perfetto. Buono dai, io direi per questo primo episodio della seconda stagione è tutto. Fatemi sapere nei commenti se volete che continuiamo questa versione iper bastarda del signor Telonowski. Lasciate un bel video di una serie, candida crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!